Immaginate vi venga chiesto, chi ha creato tutta questa molteplicità nel mondo? Chi è responsabile per tutta questa varietà? Cosa rispondereste? La risposta esatta è: non c'è affatto nessuna molteplicità. L'unico divino sé rimane l'unico sé per sempre. Siete voi che lo scambiate per i molti. L'errore sta in voi. Correggete la vostra visione, eliminate la vostra illusione. La divinità non si è trasformata nel mondo, proprio come la corda non si è trasformata in un serpente. Nel buio avete scambiato la corda per un serpente, ma rimane pur sempre una corda. Allo stesso modo, il divino sé rimane il divino sé, anche se la vostra ignoranza di ciò ve lo fa vedere come il mondo. Il mondo della diversità poggia su una gamba chiamata illusione. Togliete quella gamba e il mondo cadrà. Spesso vi dico di non identificare nemmeno me con questo particolare corpo. Non capite. Mi chiamate con un solo nome e credete io abbia una sola forma. Eppure non c'è nome che non porti e non c'è forma che non sia mia. Sopra di te nulla, sotto di te nulla, alla tua destra e alla tua sinistra nulla. E sciogliti in quella nullità. Questo è il miglior modo per spiegare la realizzazione del sé. E tuttavia, quella nullità non è l'assenza di qualcosa come il nulla. Quella nullità è la pienezza del tutto, la forza dell'esistenza di ciò che sembra essere tutto. Ogni agitazione cesserà nel momento in cui si indagherà chiedendo: chi sono io? Questa è la pratica che Ramana Maharshi seguì ed insegnò ai propri discepoli. Questa è anche la disciplina più facile di tutte. L'uomo arriva alla fine della sua sadhana quando realizza: io non sono nessuno, il mondo non è niente, non c'è nessun posto dove andare, niente da perdere, niente da guadagnare. Il vostro dovere è l'abbandono. Abbandonate tutti i vostri piani, persino i migliori. Abbandonate tutte le teorie che intrattenete, le dottrine che tenete care, i sistemi di conoscenza che hanno ostruito il vostro cervello, le preferenze che avete accumulato, il perseguimento della fama, della fortuna, dell'erudizione e della superiorità. Questi sono tutti materiali, oggettivi. Entrate nel mondo oggettivo dopo essere diventati consapevoli dell'atma. Allora realizzerete che è tutto un gioco dell'atma. Non agitarti, non meditare, semplicemente osserva la mente. Questo la farà scomparire. Osserva e sappi che chi osserva è pura consapevolezza. Consapevolezza astratta ed assoluta, il sé, Sat Chit Ananda. Tu sei quello. Questa è la pace che non conosce nessuna condizione secondaria. Questo è quello che stai cercando ardentemente. Rimani immobile. La beatitudine è te stesso. Osserva. Che cosa vi fa pensare che il fare sia così importante?
Siate mentalmente equanimi. Allora non sarete toccati dal fare o dal non fare, dal successo o dalla sconfitta. L'equilibrio non verrà turbato da nessuno dei due. Lasciate che le onde della memoria, che la burrasca dei desideri, che il fuoco delle emozioni passino senza turbare la vostra equanimità. Siate il testimone di tutto ciò. Gli obblighi generano trattenimenti, ristrettezze, limiti. Siate disposti ad essere nulla. Lasciate che tutte le dualità sprofondino nella vostra neutralità. Il corpo è fatto di cinque elementi ed è inerte. Sperimentiamo il corpo grazie alla coscienza. Il corpo si muove grazie alla mente che è vibrazione. La mente ha saggezza a causa della radiazione dell'atma. Pragnam Brahma significa consapevolezza costante ed integrata. Tutti i poteri nell'uomo sono dovuti all'atma. Come mai dimentichiamo il potere dell'atma? Nella Kena Upanishad si afferma che quando si sfregano due bastoncini ne scaturisce il fuoco. Allo stesso modo, attraverso l'indagine della mente e dell'intelligenza, si ottiene il fuoco della saggezza. Questa saggezza splende in ognuno, ma la gente impiega del tempo per realizzare questa saggezza. La coscienza splende in tutto. Proprio come la luce è naturale al sole e la freschezza è naturale all'acqua, così l'essenza, consapevolezza, beatitudine è naturale all'uomo. Ottenere la realizzazione del sé non richiede nessuno sforzo, ma coloro che non ne conoscono il segreto si deprimono facendo molti sforzi. Non si rendono conto che la realizzazione del sé è dentro di voi. Che la sacra coscienza pervade tutto il corpo. La cenere che emana dal fuoco copre il fuoco stesso. Se soffiate via la cenere, vedrete il fuoco. Da dove è venuta la cenere? È venuta dal fuoco ed ha coperto il fuoco. Possiamo ottenere questa autoconsapevolezza senza pratica spirituale. Perché la coscienza divina è dentro di noi. A causa della cenere dell'ignoranza abbiamo ego e attaccamento. Toglieteli e vedrete che l'atma è in tutti. Ogni uomo è un'incarnazione dell'atma nel quale splende la coscienza. Quella coscienza è l'atma. Dobbiamo sviluppare questo tipo di coscienza. Allora non ci sarà bisogno di nessun'altra sadhana. Non siamo in grado di riconoscere ciò che è sacro perché è ricoperto dall'ignoranza dei sentimenti mondani. I responsabili sono i pensieri riguardo al corpo. Verrà il tempo in cui tutto questo sogno svanirà. Per tutti noi arriverà il momento in cui scopriremo che l'intero universo è stato soltanto un sogno, in cui capiremo che lo spirito è infinitamente superiore a ciò che lo circonda. In questa lotta, in ciò che chiamiamo ambienti, verrà il momento in cui ci accorgeremo che questi ambienti erano pressoché zero in confronto al potere dello spirito. È solo una questione di tempo, ed il tempo è niente nell'infinito. È una goccia nell'oceano. Possiamo permetterci di aspettare e di rimanere tranquilli. Le contraddizioni sono inevitabili, sono la natura stessa del mondo e della mente. Ma puoi scegliere fra il farti sempre coinvolgere dalle apparenti contraddizioni o il rimanere nel centro calmo del ciclone. Questo è il problema di tutti i problemi. Questa
Il problema di stare alla periferia o al centro? Il centro della ruota è calmo, fermo, immobile, ma la mente verrà trascinata lungo i raggi del cerchio, cioè i desideri oggettivi, per rigirarsi nel fango e nei sassi, nella sabbia e nelle spine. Senza essere prima sottoposta al viaggio gravoso sul terreno scabro, la mente non crederà di poter ottenere la beatitudine dal centro e non dalla circonferenza. Impara a lasciare che tutti i conflitti generati dalla mente giochino fra loro e si annullino a vicenda come fecero gli Adavas nella battaglia finale. Sii il testimone della loro distruzione. La soluzione finale del conflitto non sta nella decisione né nella scelta, ma nell'essere passivo. Osa rimanere senza conclusioni. Considera le eterne divagazioni mentali come lila divini, come il suo sport, come la funzione naturale del fascio di desideri chiamato mente. Non credere nella mente, non correre dietro alle sue affermazioni e ai suoi appetiti. Questo è quello che ho consigliato di fare a Swami Abhedananda. Osserva la mente da lontano, non farti coinvolgere dai suoi capovolgimenti e cambiamenti. Allora tutto diventerà insignificante. Quando tutto diventa privo di significato, sei nel centro del cerchio, nell'equanimità. La cosa paradossale sta nel fatto che l'uomo, per sperimentare la propria realtà, quindi ciò che egli già è, si sottopone a diverse discipline spirituali o sadhana. Quando un uomo pratica della sadhana, lo fa solo per placare la sua mente. Le pratiche compiute per la soddisfazione della mente hanno lo scopo di rafforzarla anziché distruggerla. Se proprio volete dedicarvi a pratiche spirituali, c'è un solo modo e consiste nell'estinguere la falsa nozione di io, il non sé. Se però, invece di compiere l'unica cosa giusta, vi disperdete nell'adorare 3 milioni di dei e di dee, o se compite tante cosiddette pratiche spirituali per ottenere la realizzazione del sé e la liberazione, che altro sarebbe a significare se non che siete vittime di aberrazioni, allucinazioni e illusioni mentali? Che bisogno c'è di tante pratiche per conoscere voi stessi? Chi ha dimenticato se stesso non può intravedere la verità nella sua interezza. Come potreste intravederla pregando altri o facendo delle pratiche se voi stessi siete l'atma? Tutto ciò che vedete attorno a voi non è altro che un riflesso di voi stessi, come in uno specchio, e voi correte dietro alle immagini riflesse lasciando il vero soggetto. Tutte le vostre pratiche sono superflue se volete avere l'esperienza del sé, servono solo a placare la mente, ma una mente indotta alla calma può ancora agitarsi. Ciò che importa è liberarsi della mente comprendendone la natura. Oggi ci si occupa di varie attività per la sola soddisfazione mentale. Ma la mente non sarà mai soddisfatta, qualunque cosa si faccia e per qualsiasi tempo ci si ingegni. Finché crederete che esista qualcosa di separato da voi, rimarrete immersi nell'ignoranza. Non c'è nulla nell'universo che sia distinto da voi o che vi sovrasti. Nell'universo non esiste altro che il sé. Tutto ciò che vedete nel mondo fenomenico non è altro che il riflesso dell'unico sé. La chiave è nel mondo esteriore o in quello interiore?
Finché l'uomo si farà coinvolgere dal visto, dal vedere, non potrà vedere il vedente. Finché la sua attenzione sarà attirata dai fiori della ghirlanda, non potrà riconoscere il filo che li tiene assieme. L'indagine è essenziale per scoprire la base che tiene assieme la ghirlanda. Allo stesso modo, soltanto l'indagine può far sperimentare all'essere umano la base atmica che sostiene il mondo oggettivo e sensoriale. Al giorno d'oggi intraprendiamo varie attività solamente per la nostra soddisfazione mentale, ma la mente, qualunque cosa facciamo e per quanto a lungo la facciamo, non conosce nessuna soddisfazione. La mente soltanto è maya, l'illusione, la mente soltanto è desiderio, la mente stessa è avidya, ignoranza, la mente soltanto è la natura, prakriti. E la mente soltanto è illusione, Bhranti o Brahma. Essendo completamente immersi in questa Brahma, come potete sperare di ottenere Brahman senza sbarazzarvi della vostra Brahma? Tremate di paura solo vedendo la vostra ombra. Avete paura dei vostri sentimenti e delle vostre immaginazioni. Ma la realtà è una, Ekam Sat. Ed è l'Atma. Gli eruditi descrivono Dio come l'incarnazione di Sat Chit Ananda, esistenza, consapevolezza, beatitudine. Non è corretto. Egli stesso è Sat, è Chit, è Ananda. Questi tre non sono diversi o separati da Dio. C'è un grande potere a me sconosciuto. Diverso da me e lontano da me. Pensando a questo, alcuni ricorrono alla meditazione. C'è un potere sacro e divino separato da me e devo ottenerlo. Immaginando ciò, altri fanno molti voti, compiono numerosi rituali e si sottopongono a varie austerità. Tutto ciò è pura ignoranza. Finché penserete che ci sia qualcosa separato da voi, sarete immersi nell'ignoranza. Nell'universo non c'è niente di separato da voi, di superiore a voi. Pensarla diversamente o cercare di provare che non è vero, non è altro che illusione mentale. È simile ad un sogno. Quando sognate, vedete molti panorami e sperimentate tante cose, ma per quanto saranno reali? Soltanto finché durerà il sogno. Quando il sogno finirà, tutto sarà irreale. Allo stesso modo, le vostre difficoltà, le vostre perdite, le preoccupazioni e le sofferenze sono reali solamente fin tanto che la vostra mente è nell'illusione. Quando l'illusione se ne andrà, saranno tutti irreali. Vi renderete conto che erano castelli in aria, miti creati dalla vostra mente. Affidandovi al falso io, rifiutate il vero io. State gonfiando il vostro ahamkara, l'ego, pensando continuamente di essere il corpo. Se solo potessimo comprendere una verità semplice ma sottile, potremmo espandere gli orizzonti del nostro pensiero e dei nostri sentimenti all'infinito. Nell'universo non c'è altro che il sé. Tutte le cose che vedete nel mondo fenomenico non sono altro che riflessi dell'unico sé. Nel caso delle questioni mondane ci sono il soggetto, l'oggetto ed il predicato, ma nelle questioni spirituali che si riferiscono all'atma o al sé c'è solo il soggetto. E non un oggetto ed un predicato separati. Infatti, tutti questi tre aspetti si fondono sull'Atma-Tattva, il principio del sé che è onnipervadente come Chaitanya, la coscienza. Non c'è nessun posto dove non ci sia la coscienza.
Dovremmo procedere sul cammino dell'indagine interiore. Ciò che dovremmo fare è saper porre la domanda: chi sono io? Questo conduce alla liberazione. Un piccolo esempio. Una persona di nome Rama iniziò a recitare il ruolo di Ravana. Questa persona nel ruolo di Ravana, con gli abiti di Ravana, inizia a recitare. Benché reciti il ruolo di Ravana, Rama ne rimane il testimone. Tutto l'agire si riferisce a Ravana soltanto. L'azione non fa di Rama un Ravana. In Ravana c'è Rama, ma non c'è Ravana in Rama. Perciò l'intero universo è una commedia che continua in eterno. L'Atma è il testimone. Mentre recita il ruolo di Ravana, fa penitenze e certe attività con le quali Rama non ha niente a che fare. La vita che stiamo attraversando è tutto un recitare. L'uomo gioca il ruolo di un attore. Egli si considera il regista, l'agente si considera l'azione. Ma Rama non la pensa così. Egli è il testimone. Perciò in questo mondo, qualsiasi cosa vediamo è il costume che si indossa. È solo per il mondo. Ma qual è la base, il fondamento di questo mondo? È l'Atma. Il mondo intero appartiene alla conoscenza materiale, mondana. Il testimone eterno, l'Atma, è spirituale. Qui dobbiamo renderci conto chiaramente di una cosa. La conoscenza spirituale ha 24 aspetti. Quali sono? I cinque sensi d'azione, i cinque sensi di conoscenza, i cinque soffi vitali, le cinque guaine, con la mente, citta, l'intelletto e l'ahamkara fanno un totale di 24. Tutte queste esperienze sono creazioni della mente. È sempre una creazione della mente. La notte dormite, nel sonno sognate e voi siete nel sogno, ci sono anche i vostri amici e guardate un film al cinema. Andate anche a fare un picnic con i vostri amici, godete del picnic, degli amici e del cinema. Da dove sono venuti? È tutta una creazione della mente. Là nel sogno uno vede il proprio corpo morto. Com'è possibile? È anche questa una sua creazione. Quindi tutta la creazione è Dio, la manifestazione della divinità che ne è il testimone. Una persona entra in una stanza e cerca qualcosa. Questa persona riesce a vedere tutto, vede molte cose mai viste prima, ma non è in grado di vederne una. Qual è? Là, nella stanza, può vedere tutto, qualsiasi cosa, ma non può vedere se stesso. Nella stanza trova tutto tranne se stesso. Allo stesso modo, in questo vasto mondo, in questo mondo fisico apparente, l'uomo cerca di tutto. Trova tutto ciò che cerca, ma non trova il cercatore. Questo è il segreto della spiritualità. La mente, il buddhi o l'intelletto, il citta o memoria e l'ahamkara o sentimento di ego. Qual è il sostrato dal quale questi quattro sono nati, dal quale sono sostenuti e nel quale torneranno a fondersi? Quel sostrato è Brahman, cioè il sé o Atma. Pertanto, invece di riconoscere la fonte della vostra origine e la vostra identità, a cosa serve cercare di ottenerla ricorrendo ad altre vie? È tanto ridicolo quanto un ladro che indossa un uniforme da poliziotto nello sforzo di catturare il colpevole, cioè se stesso. Aham Brahmasmi.
Significa io sono il principio supremo. Dovete sviluppare questa fede e fiducia. Se sentite che Dio è separato da voi, non c'è una relazione intima. Se dite a Dio tu sei mio, questa attitudine è inutile. Dovete dire tu ed io siamo uno. C'è solo una verità, non due. Per ottenere questa esperienza dell'uno, dovete sapere questo e dovete fare uno sforzo. Pur facendo servizio amorevole e pregando, che cosa avete ottenuto? Niente. Perché? Perché il cuore non è in ordine. Si pensa sempre a Dio come separato. Ma voi siete Dio. Sviluppate fede e fiducia in questo. Ogni essere è Dio. Abbiate questo sentimento ampio. La gente recita i Veda e studia le scritture, ma rimane dov'è? Quando pensiamo noi siamo tuoi, significa che noi siamo separati da Dio. Tvameva mata chapi tatvameva. Tu sei mia madre e mio padre. Tvameva bandhu chasakat maveva. Tu sei mio parente ed amico. Tvameva vidya dravinamma tvameva. Tu sei la mia saggezza e la mia ricchezza. Tvameva sarvam mama deva devam. Tu sei il mio tutto, il mio Dio degli dei. Molte persone dicono: tu sei mia madre, mio padre, mio parente ed amico. Questa non è la preghiera giusta. Questo tipo di preghiera frappone una differenza fra voi e Dio. Se dite che Dio è vostro padre, allora voi siete il figlio. Se Dio è un amico, allora anche voi siete un amico. Non dite queste cose, dite: Dio, tu sei me stesso. Questa è la via più semplice. Come primo passo, Gesù disse di essere il messaggero di Dio. Poi disse di essere il figlio di Dio. Come messaggero non c'era relazione con Dio, ma come figlio di Dio c'era la relazione che c'è fra padre e figlio. Alla fine Gesù realizzò: io e te siamo uno, non c'è differenza. Questo era lo Spirito Santo. Voi dovreste ottenere questo stato. Non accontentatevi della dualità, dvaita, e del monismo qualificato. Dovete essere promossi. È dualismo se pensate io sono un devoto e tu sei Dio. È una vergogna. No, dovete realizzare io e te siamo uno. Non c'è nessuna differenza. La coscienza in me ed in te è la stessa. La coscienza è una, non due. Pensate che la divinità è voi stessi. Tramite l'azione l'uomo può ottenere la purezza della coscienza. Anzi, l'uomo deve accogliere l'azione con questo scopo in vista. E perché sforzarsi per una coscienza pura? Immaginate un pozzo con dell'acqua così inquinata ed infangata da non poter vedere il fondo. Allo stesso modo, nel cuore dell'uomo, nel profondo della sua coscienza c'è l'atma, ma può essere riconosciuto solamente quando la coscienza è stata resa nitida. Le vostre immaginazioni, le vostre interferenze, i vostri giudizi, i vostri pregiudizi, le vostre passioni, le vostre emozioni, i vostri desideri egoistici, tutto questo infanga la coscienza e la rende opaca. Come potete dunque divenire consapevoli dell'atma che è alla base? Attraverso il servizio reso senza alcun desiderio di placare il proprio ego e avendo in vista soltanto il benessere degli altri, sarà possibile pulire la coscienza e far sì che l'atma si riveli.